Dunque, cominciamo a parlare di elettronica digitale, va bene? Che attualmente costituisce la maggior parte dell'impiego di circuiti elettronici, circuiti integrati e così via. Dunque, che cosa consiste? Innanzitutto, la cosa importante da tenere presente è che l'informazione in termini binari, quindi di 1 e di 0, viene codificata in due grandezze fisiche differenti. Tipicamente per l'elettronica digitale attuale viene codificata in due diversi livelli di tensione. Quindi abbiamo una tensione V1 che rappresenta un 1 logico e una tensione V0 che rappresenta uno 0 logico. Per esempio, in molti dei casi l'1 logico è rappresentato dalla tensione di alimentazione e lo 0 logico invece dallo 0, dalla massa. Tensione nulla rispetto a quello che chiamiamo massa. Questa è in realtà la rappresentazione più frequente. Quindi, tutte le volte che abbiamo in mente un'operazione logica, dobbiamo cercare di trasformarla in un circuito mappando i numeri in formato binario in tensioni su quei due livelli rappresentati. Facciamo un esempio. Porta logica più semplice è quella che si chiama porta NOT, che ha questo simbolo. È quello che si chiama un inverter. C'è una grandezza d'ingresso che si chiama IN e una grandezza d'uscita che si chiama OUT, cioè un ingresso e un'uscita. No, la porta NOT si rappresenta con quella che si chiama tabella di verità, che cos'è una tabella di verità? È una tabella in cui scriviamo tutte le possibili configurazioni di ingresso da una parte e le conseguenti configurazioni dell'uscita dall'altra. Quindi in questo caso la cosa è particolarmente semplice perché abbiamo un ingresso e un'uscita. L'ingresso può essere 0 o 1. Quindi 0 o 1. Nella porta NOT è caratterizzata dal fatto che quando l'ingresso vale 0, l'uscita vale 1. Quando l'ingresso vale 1, l'uscita vale 0. Va bene? Quindi, che cos'è una porta in generale? È un caso particolare di rete combinatoria. Che dal punto di vista logico è semplicemente una funzione che può avere più ingressi o più uscita. Io posso dire che ho out. È una certa funzione di in. Quando in è uguale a 1, out è uguale a 0, quando out è uguale a 0, in è uguale a 1. Va bene? L'uscita in una rete combinatoria è sempre funzione del valore in quel momento degli ingressi. Ok? Non quindi se voglio nel tempo, questa è una caratteristica importante della rete combinatoria, l'uscita out a un certo intervallo t è funzione del valore dell'ingresso in quello stesso intervallo. O come si dice, una rete combinatoria non ha memoria, non è importante quello che è successo precedentemente, per un certo valore degli ingressi devo avere delle uscite. Una porta NOT è l'esempio più semplice di rete combinatoria. Voi in generale potete definire ingressi in numero m, uscite in numero n. Avete chiaramente una tabella molto più grande di verità da compilare.
Quindi alcune cose che andiamo a dire adesso valgono in generale per... le vediamo in caso particolare per una porta semplice come la notte, valgono in generale per le reti combinatorie. Quindi tutte le reti combinatorie si descrivono da una tabella di verità. Quindi segniamo due punti. Non a memoria i valori precedenti dell'ingresso e dell'uscita non hanno nessun effetto sul presente, e poi si descrive con una tabella di verità. Questo chiaramente vale dal punto di vista logico e matematico. Io sono in aritmetica binaria e quindi posso rappresentare le funzioni in questo modo: gli ingressi che sono tutti 1 e 0 e le uscite sono tutti 1 e 0. Come si fa a ottenere un circuito elettronico che realizzi una rete combinatoria, nel caso particolare una porta notte? Ecco, prima di arrivare al circuito bisogna pensare che differenza c'è tra dei numeri e delle quantità elettriche. Perché, per esempio, lì vedete ho scritto che l'1 è una tensione VDD, lo 0 è una tensione 0, però nella pratica, chiaramente la tensione non varia in modo discontinuo tra 0 e VDD, può assumere anche tutti i valori intermedi, una grandezza in generale reale, no? Quindi com'è che si come dire, compongono queste cose? Si compongono in questo modo: bisogna fare riferimento a quella che può essere la caratteristica di trasferimento ideale di una porta notte. Di trasferimento porta notte si chiama anche inverter, no? Ve l'ho già detto, lo scriviamo in modo che rimanga traccia. Che cos'è la caratteristica ideale? La caratteristica è questa: questa è la porta notte, logicamente ho un ingresso che chiamo in e un'uscita che chiamo out. Nella pratica avrò invece una cosa del genere: avrò una tensione Vin tra l'ingresso e massa e una tensione Vout tra l'uscita e massa, va bene? La caratteristica di trasferimento, come al solito, è semplicemente l'andamento di Vout in funzione di Vin. Allora, quello che vi voglio segnalare è la cosa vado a disegnare adesso. Quando abbiamo disegnato la tabella di verità, in realtà la tabella di verità dentro dentro questo grafico mi individua soltanto due punti. Perché abbiamo detto quando l'ingresso è 1, cioè Vin è uguale a VDD, l'uscita è 0, e quindi questo è un punto che viene individuato. Ingresso 1, uscita 0, e poi mi individua un altro punto che sarà qua quando l'ingresso è 0 e l'uscita vale VDD. La tabella di verità mi ha individuato soltanto questi altri due punti. Chiaramente, una volta che ho un circuito elettrico, Vin può variare, posso far variare volendo tra 0 e VDD, oppure in principio anche fuori, ma di sicuro in quell'intervallo. Allora, in quell'intervallo quanto vale l'uscita? Ok? Allora, cosa vogliamo noi? Vogliamo questo, che in pratica, qualunque sia il valore dell'ingresso, se la tensione d'ingresso non è un 1 pieno, cioè non vale esattamente VDD, o non vale esattamente 0, quindi ma vale un valore intermedio, in ogni caso l'uscita abbia un valore pieno, logico. Quindi l'uscita sia comunque pari o a VDD o a 0, in modo che abbia livelli logici ben definiti. Quindi
quella che si chiama rigenerazione dei livelli logici. Idealmente, che cosa posso volere? È abbastanza facile immaginare, la posso tracciare qui una retta che passa per Vin uguale a V di D mezzi e dico, vabbè, facciamo così, quando l'ingresso vale meno di V di D mezzi, assumo che logicamente sia uno zero e allora l'uscita la metto alta e quindi la metto così. Quando l'uscita vale più di V di D mezzi, assumo che logicamente sia un 1 e quindi l'uscita la metto a 0 e cioè la metto sull'asse delle ascisse. Aspettate, prendo un pennarello un po' più spesso, ancora più spesso. Qui ho una transizione brusca e qui passo a 0. Quindi nel comportamento ideale io quello che voglio è la rigenerazione dei livelli logici. Questo perché è utile? Anche perché se mi trovo ad avere più porte in vertebra o anche di altro tipo in cascata, cioè l'ingresso di una e l'uscita dell'altra e così via, a quel punto sono sicuro che anche se magari la prima tensione non è esattamente a livello perfetto, poi tutte le altre lo sono. Okay? Quindi questa è la situazione ideale. Va bene, nella pratica le caratteristiche di trasferimento delle porte NOT reali non sono così. Che come al solito, vedete un po' questo corso vi faccio sempre vedere prima come voglio un sistema idealmente e come lo trovo in realtà. Com'è fatta? Vediamo com'è fatta in pratica. Allora, devo mettere Vin e VDD, chiaramente i punti VOUT, chiaramente i punti definiti dalla tabella di verità sono rispettati, mi faccio a tratteggio quello che vorrei come caratteristica ideale, nella pratica invece è fatta così. Ho un andamento del genere, qui si piega, non fa un angolo preciso, qui in questa zona non va giù esattamente in modo dritto e qui invece si piega così. Quindi è molto meno brusca. Questo la domanda è, va bene comunque? Quando è che va ancora bene e quando è che invece non va più bene? Perché vedete, un pochino, in questo caso qui, cosa succede? Un po' di generazione dei livelli logici ce l'ho. Perché se Vin non è proprio zero, ma un po' vicino a zero, l'uscita è alta, è molto alta, è quasi VDD. Se VDD è molto vicino, non è proprio VDD, se Vin, scusate, non è proprio VDD, ma è molto vicino, l'uscita è zero. Quindi un po' di rigenerazione ce l'ho, però c'è tutta una zona intermedia in cui la cosa non funziona. Allora, un vincolo necessario perché sia ancora accettabile la caratteristica di trasferimento si ottiene se vado a definire un po' di punti su questa caratteristica. E i punti sono questi. Cosa si fa? Si prendono i due punti sulla caratteristica dove la pendenza vale meno 1. Quindi qui, la pendenza meno 1 vuol dire che corrisponde a questo andamento. Quindi questo punto, immagino di andare con la squadra, prendo una retta tangente con pendenza meno, cioè prendo una retta con pendenza meno 1 e vedo i due punti dove è tangente alla curva. Uno è qui e l'altro è qui. Allora, definisco queste quantità.
le due ascisse dei due punti li chiamo VIL e VIH, dove I sta per input e L e low stanno per low e high, più basso quindi è low e più alto è high. Invece dall'altra parte gli stessi due, le due ordinate, le chiamo VOL e VOH. Allora, la condizione necessaria perché sia accettabile ancora è la seguente: che la VOH deve essere maggiore della VIH. E la VOL deve essere più piccola della VIL. Bene, questa è una condizione importante. Vi devo spiegare adesso perché è necessaria questa condizione. Allora, la cosa è necessaria perché se questa condizione è soddisfatta, si ha la rigenerazione dei livelli logici. Quindi, questa è una condizione necessaria. Per avere rigenerazione ve lo faccio vedere in questo modo. Immaginate di avere una catena di porte NOT. Allora, quando questa condizione è soddisfatta, cosa succede? Ve lo dico prima a parole e poi lo vediamo insieme. Praticamente succede questo, che se anche all'inizio i livelli logici non sono pieni, procedendo lungo la catena, i livelli logici migliorano sempre. Quindi le tensioni basse si avvicinano a zero e le tensioni alte si avvicinano a VDD, così che poi andando avanti nella catena, le condizioni, il segnale è più vicino all'ideale, d'accordo? Se non ci fosse questa condizione, il segnale si deteriorerebbe. Quindi partendo da livelli logici praticamente, insomma, vicini all'ideale, mi troverei dopo un po' con dei livelli logici persi, quindi non potrei fare un circuito complesso. Perché? Vediamo un pochino. Mettiamoci qua. Immaginiamo che Vin 1, dunque questo è l'1, questo è il 2, questo è il 3. E questo è 4. Immaginate che VIN1 sia qua, no? Se VIN1 è qui, è un pochino più piccolo di facciamo così, minore di VIL e maggiore di 0. Ma per il momento, per immaginare un caso particolarmente brutto, immaginate che sia poco più piccolo di VIL, va bene? L'uscita diventa, per come è fatto, più grande di VOH. D'accordo? Quindi abbiamo che VOUT 1 è maggiore di VOH, giusto? Siccome VOH è maggiore di VIH quando questa condizione è soddisfatta, vale questa cosa, che VOUT 1 diventa VIN 2, quindi mi trovo che VIN 2 è maggiore di VIH, ok? Se VIN2 è maggiore di VIH, in questo caso qui me lo trovo, vedete, se lo prendo qua me lo trovo praticamente qui, d'accordo? VIN2, se VIN1 lo prendo qua, VIN2 mi viene qui. L'uscita della 2 è praticamente 0, è minore di VOL di sicuro, ma è molto vicino a 0. Quindi VOUT2 diventa minore di VOL e in realtà
è quasi 0. A questo punto v, questo è anche v in 3, e se v in 3 è praticamente 0, v out 3 sarà v di d. Vedete, le cose sono migliorate sempre. In pratica, quella cosa mi garantisce che per ogni porta che inserisco, l'uscita viene schiacciata o verso v di d o verso 0. Se provate a fare un esercizio e provate a mettere una curva che non soddisfa quella relazione, vedete che in pratica dopo un po' il segnale si perde, va a finire nel mezzo. Il segnale che non ha, e quindi a quel punto se trovo un segnale intorno a VD di mezzi, non so bene se è uno 0 o se è un 1. Okay? Quindi quella condizione deve essere sempre rispettata, anzi, più è rispettata, meglio è. Cioè più è rispettata vuol dire più grandi sono quelle differenze, meglio è. In pratica io sono sicuro che tutte le volte che ho un ingresso più piccolo di VL viene interpretato come uno zero logico. Tutte le volte che ho un ingresso più grande di VH viene interpretato come un uno logico. Se ce l'ho nel mezzo, in realtà è un problema. Vedete, nel caso del... cos'è cambiato qua? Nel caso dell'inverter ideale, avevo la soglia esattamente a V di mezzi. Sotto era uno 0, sopra era un 1. Va bene? Ora qui la condizione è un pochino peggiore. Sopra VH è un 1, sotto VL è uno 0, perché si propaga e migliora sempre la cosa. Nell'intervallo tra VL e VH non devo avere l'ingresso, perché in quel caso lì l'uscita veramente non so bene poi se sarà interpretata come un 1 o come uno 0. D'accordo? Oh, questo discorso ci porta direttamente a un altro concetto importante, che è quello dei margini di rumore. Margini di rumore, che in inglese ovviamente si chiamano noise margins. E che cosa sono? Beh, io devo fare questa operazione. Rappresento per l'ingresso e per l'uscita i valori di tensione che abbiamo individuato. Quindi, per esempio, ho VIH, VIL, e qui avrò VOH, chiaramente se le equazioni sono soddisfatte, la finestra per l'uscita è più larga, sia in alto sia in basso, di quella dell'ingresso. Allora, i margini di rumore si definiscono su questo disegno in questo modo. Il margine di rumore superiore è questo. Questo si chiama noise margin high e è VOH-VIH, meno VH, sì, per definizione deve essere positivo, altrimenti l'inverter non è buono. E ho il margine di rumore inferiore che è VIL-VOL. Quindi sono tutte e due quantità positive per definizione, e poi si definisce per la porta il margine di rumore in senso generale, che è il minimo dei due. D'accordo? Quindi questa è la definizione del margine di rumore. E che cosa qual è il significato del margine di rumore? Perché è importante? Perché in generale migliore la logica quanto migliore la porta quanto più alto è il margine di rumore. Cosa rappresenta? Rappresenta l'ampiezza massima del disturbo che non causa errori logici. Cioè la massima ampiezza del disturbo, massima ampiezza di, chiamiamolo per bene, un disturbo di tensione, tensione
che non causa errori logici. Quindi in qualche modo è una misura di robustezza, un parametro, diciamo meglio un parametro che indica la robustezza della porta logica. Parametro di robustezza al rumore in senso lato, cioè un rumore in senso lato che indica cioè sia rumore vero e proprio, sia disturbi, in interferenze, eccetera. Perché è una misura di robustezza? Guardate bene, immaginate che ci siano due porte in cascata, in questo modo, e che, diciamo, tra queste due porte per qualche motivo si inserisca del rumore, o un disturbo, un'interferenza, un accoppiamento induttivo, per cui si somma dal punto di vista, diciamo, logico, pensandolo da teoria dei segnali, avete una sommatoria, un sommatore, un disturbo che arriva da fuori. Può essere proprio un accoppiamento capacitivo, un accoppiamento induttivo, un po' di rumore interno, qualunque cosa. Allora, che cosa succede? Se l'uscita è bassa, sarà più piccola di VL. Se anche arriva un disturbo pari al margine di rumore, comunque all'ingresso della porta successiva viene interpretata come uno zero logico. Perché tanto basta che rimanga più basso di VL perché venga interpretato come uno zero logico. Quindi un disturbo di ampiezza pari al margine di rumore si riesce ad assorbire senza perdere, senza perdere il valore logico. D'accordo? Stesso discorso vale per l'alto. Questo, guardate, nell'elettronica digitale già è una cosa particolarmente importante, perché nel momento in cui si perde il significato logico del dato, quindi una tensione subisce una variazione, un rumore, quindi interpreto una tensione alta come una tensione bassa e quindi sbaglio un bit, tipicamente in cascata tutto diciamo, smette di funzionare. Ora, un sistema digitale un pochino complesso ha dei meccanismi tipicamente di correzione degli errori, per cui un certo numero di errori riesce a correggerli e poi alla fine, se si supera quel minimo numero di errori che si riesce a correggere, la cosa non va più. No? Questo, se ci fate caso, questo è giusto per fare una piccola digressione, questo è un aspetto molto molto diverso dall'elettronica analogica. Nell'elettronica analogica arriva un disturbo, è un disturbo per un attimo e poi magari le cose riprendono normalmente. Non rischio di perdere completamente l'informazione. Nell'elettronica digitale la complessità del calcolo che viene fatto poi è tale per cui gli errori anche su un singolo bit possono diventare, come dire, letali. La sensazione più semplice è quando vedete la TV. Non so se vabbè, non siete così giovani, vi ricordate la TV analogica? TV analogica, se il segnale è brutto, si vede male, ma si vede. Si comincia a vedere un pochino di. C'è rumore, dà noia, si vede il segnale, si vede, si perde un po' l'audio, ma insomma qualcosa si sopporta. Da quando è arrivata la TV digitale, l'effetto che dovreste vedere è quello che si vede bene fino a un certo punto, quando a un certo punto sparisce proprio tutto. Perché finché l'errore viene corretto si riesce a vedere tutto praticamente, a un certo punto i sistemi di correzione dell'errore non sono più in grado di correggere tutto, si perde completamente. Diciamo, non c'è quasi situazione intermedia. Questa è una cosa che forza un'attenzione particolare a conservare il valore logico del bit, sia nella porta logica sia per le cose più complicate, a cercare dei meccanismi per accorgersi se un bit è sbagliato e rimetterlo a posto. Un bit sbagliato non messo a posto poi in cascata impedisce il funzionamento del sistema. Ok, questo è il concetto del margine di rumore. Notate nel caso di porta not ideale, lì com'era? Guardate questo grafico, praticamente la porta not ideale VL e VH erano 0 e VDD, perché l'uscita era bassa o alta e gli ingressi VL e VH erano tutti e due VDD mezzi, quindi avevamo il margine di rumore massimo, perché sia il margine di rumore superiore
sia il margine di rumore inferiore erano pari a V di mezzi. In quel senso è ideale la porta, perché diciamo, chiaramente la porta è il tipo di porta anche più robusta che si riesce a ottenere. Chiaramente quello rappresenta come dire, un riferimento, un asintodo verso cui uno cerca di progettare la porta logica. Ok. Dunque, c'è un altro concetto, quindi per il momento abbiamo visto dal punto di vista statico che differenza c'è tra avere un circuito elettrico che svolge una funzione logica e soltanto la tabella di verità. Quindi abbiamo una curva che è continua. Un altro aspetto invece è legato alla temporizzazione, perché idealmente noi possiamo dire che l'uscita dipende dal valore istantaneo che hanno gli ingressi, dal valore che hanno gli ingressi in quel momento. Però quello che avverrà in pratica è che se io cambio l'ingresso a un certo istante, ci vuole un po' perché l'uscita cambi, non cambia istantaneamente. La funzione matematica non mi rappresenta questo aspetto, una volta che realizzo un circuito elettronico che fa un inverter, mi devo aspettare che le transizioni avranno bisogno di un po' di tempo. Quindi un altro parametro che è importante per una porta logica è un altro insieme di parametri, diciamo, importanti per una porta logica sono i parametri che riguardano i tempi. Vediamoli insieme. Dunque, abbiamo detto che abbiamo un inverter. Immaginiamo di avere in ingresso ancora, quindi chiamo prestazioni nel tempo. Questo è Vin, questo è Vout. Allora, immaginiamo di avere un'onda quadra in ingresso di Vin. Facciamo un pochino di griglia. Dunque, segniamo il livello di VDD, sia qui, segniamo il livello di VDD mezzi, se mi riesce. Allora, non è venuta precisissima, insomma, questo è VDD, questo è VDD mezzi, questo è VDD mezzi. Allora, per esempio, l'ingresso diciamo che varia dal valore 0 al valore U1. Vedete, ora esagero, ma le transizioni nella pratica non sono mai esattamente istantanee. E un po' tutti i circuiti elettronici hanno bisogno di un tempo finito per passare da uno all'altro. Poi più veloci sono, più è piccolo questo tempo, ma insomma. Ecco, come sarà fatta l'uscita? L'uscita sarà fatta così, quando l'ingresso è 0, l'uscita è alta, poi quando c'è la transizione cambia anche l'uscita, ma un po' di ritardo c'è. Ora sto esagerando, non è mai così. Se vado proprio al limite della velocità che poi la porta ci posso arrivare, poi insomma non è così in condizioni normali, io la vedo un pochino più rapida la transizione, ma vedete, si accorge dopo un po' che c'è stata la transizione e a quel punto comincia a commutare. Qui risale in alto, vedete, c'è un po' di ritardo. Allora, bisogna caratterizzare questi tempi.
E la prima cosa che si caratterizzano sono i tempi di salita e il tempo di discesa. Qui che diciamo convenzionalmente si fa così, si indica come tempo in discesa il tempo che ci vuole per andare dal 90% di VDD ad andare al 10% di VDD. Perché 90 e 10? Perché praticamente quando si è a 90 si è finito, comunque non viene interpretato correttamente il dato. Allora, in discesa questo tempo si chiama T-fall, tempo di caduta. In salita questo tempo si chiama T-rise. Tempo di salita. Ok? Questi di solito quando si guarda una scheda tecnica di una porta logica si trovano quelle due informazioni. Un'altra quantità importante invece è il tempo di propagazione. Il tempo di propagazione mi dice quanto velocemente l'uscita risponde all'ingresso, cioè quanto velocemente si propaga, quanto tempo ci mette a propagarsi il segnale attraverso la porta logica. E si definisce in questo modo. È il tempo che intercorre tra l'istante in cui l'ingresso raggiunge VDD mezzi e l'istante in cui, commutando, l'uscita raggiunge VDD mezzi. Quindi lo devo prendere in questo modo. Si definiscono due tempi di propagazione, uno in salita e uno in discesa. Questo, per esempio, è il tempo di propagazione in salita, quando l'ingresso va da basso ad alto, e quest'altro invece è il tempo di propagazione in discesa. Vedete, da 50%. Questo qui, questi si chiamano tempi di propagazione. In generale non è detto che siano uguali, diciamo ultimamente nella logica che è utilizzata negli ultimi 30 anni si fanno uguali, ma insomma non necessariamente, in passato sono stati anche o in alcune applicazioni specifiche ancora oggi sono diversi. Dunque, perché è importante il tempo di propagazione? Perché vedete, mi limita di fatto la frequenza di clock. C'è un'altra quantità importante in un circuito digitale, la frequenza di clock. Che cos'è la frequenza di clock? La massima frequenza a cui si può far variare un segnale. Quindi, per esempio, in questo caso sarebbe la massima frequenza dell'onda quadra che posso applicare al segnale. Allora, vedete, immaginate l'inverso di questa frequenza, cioè il periodo. Bisogna che in pratica il periodo sia molto più grande del tempo di propagazione, perché altrimenti i due segnali non mi appaiono contemporanei. D'accordo? Immaginate di avere una catena di porte NOT, perché poi i circuiti sono complessi, quindi potete avere catene di porte. Se avete una catena di porte NOT, ogni porta NOT causa un certo ritardo. Dopo un certo numero di porte, il segnale è molto ritardato rispetto a quello d'ingresso. Quindi, se voglio poterli interpretare come praticamente contemporanei, devo essere sicuro che la commutazione sia molto più lenta del massimo ritardo che sia molto più. Sì, che la commutazione successiva avvenga dopo che il segnale si è già assestato. Quindi, per esempio, devo essere sicuro che questa commutazione qua sia avvenuta dopo che questa ha raggiunto il suo valore, perché altrimenti poi non capisco più come sono collegate le cose. D'accordo? Questo che cosa fa sì? Nella pratica si fa in modo che il periodo di clock sia almeno
10 volte più grande della somma dei due tempi di propagazione. Ok? Questo teniamolo a mente. Il tempo di propagazione limita la massima frequenza e clock, quindi il periodo di clock, che è uguale quindi all'inverso della frequenza di clock, di solito si fa in modo che sia maggiore o uguale della somma dei due tempi di propagazione. Per cui in generale più veloce voglio far andare il circuito, più ho bisogno di scegliere delle porte che abbiano un basso tempo di propagazione. L'altra cosa che si vede da questo grafico è che non mi conviene avere un tempo di propagazione molto più basso dell'altro, no? Immaginate se TPLH fosse 10 volte più piccolo di TPHL, avrei poco vantaggio, perché poi alla fine il periodo di clock mi rimane limitato da uno dei due tempi di propagazione. Per questo motivo si cerca di far discendere, come dire, con progredire delle tecnologie in modo più o meno uniforme. Ok, va bene. L'ultima definizione, prima di vedere un po' di circuiti, è la definizione di fan in, di fan out di una porta logica, quella che ci serve qui, fan out di una porta logica. Il fan out è il massimo numero di porte che può essere pilotato da una singola porta logica. Allora, c'è da definire un attimo che cosa vuol dire pilotare in questo contesto. Quindi noi diciamo in generale che una porta pilota un'altra se l'uscita di una porta rappresenta l'ingresso dell'altra. Quindi in questo caso, per esempio, la porta A pilota la porta B, perché l'uscita di A è l'ingresso di B, quindi il comportamento di B dipende da A comanda. Okay? Allora, fan out uguale a 3 vuol dire che ad A posso, che l'uscita di A può rappresentare l'ingresso di altre 3 porte logiche. D'accordo? In questo caso avrei un fan out pari a 3. Di solito, diciamo, il fan out obbliga a dimensionare opportunamente la porta logica. Più grande voglio avere il fan out, più devo tipicamente far grande la porta logica. Poi vediamo anche dal punto di vista del caso di questa tecnologia che cosa vuol dire. Ok? Allora, dopo queste definizioni, vediamo un particolare tipo di tecnologia per fare elettronica digitale, che è in pratica la tecnologia più adoperata di gran lunga adesso, è quella che si chiama tecnologia CMOS. È la tecnologia della stragrande maggioranza dei circuiti integrati adesso. Una tecnologia che c'è fino dagli anni 70, fine anni 70, ed è quello che ha, diciamo, è il tipo di tecnologia che ha consentito un'espansione notevole dell'uso dei circuiti integrati. Quindi comincia a fine anni 70, diventa predominante negli anni 80 e da allora lo è. Allora,
La C, dunque, MOS, in C MOS, MOS sta per MOS ovviamente, Metal Oxide Semiconductor, questa C sta per Complementary. Quindi è una tecnologia a MOS complementari. Perché i MOS sono complementari? Perché come vedrete, in pratica, in tecnologia CMOS si usano sia MOS a canale N sia MOS a canale P, e in generale quando gli uni sono accesi, gli altri sono spenti. Abbiamo questo comportamento alternato. Vediamo un caso semplice e poi da lì cerchiamo di costruire circuiti più complicati. Prendiamo la porta NOT, cosiddetto inverter. In tecnologia CMOS una porta NOT si fa con due transistori, sono transistori MOS ovviamente, un transistore è un MOSFET a canale P. Questo in alto, vi rappresento anche il contatto di body. E un altro transistore è un MOSFET a canale N. I due gate sono collegati insieme e sono l'ingresso, quindi la Vin sta tra qua e qua, e i due drain sono collegati insieme e formano l'uscita, quindi la tensione di uscita va da Vout a massa. Allora, questo è il source, questo è il gate e questo è il drain, questo è il body, giusto che abbiamo poca confidenza ancora con MOSFET, e questo è il MOSFET a canale P, quindi questo è un PFET e questo è un NFET. MOSFET a canale N, MOSFET a canale P. Allora, com'è che funziona idealmente questo? Inverte, vediamo il funzionamento ideale. Allora, quando Vin è uguale a VDD, che cosa succede? Abbiamo che il MOSFET qua in basso ha la VGS pari a VDD, d'accordo? E quindi è chiuso, è in conduzione, quindi è in inversione, come si dice, e in quella regione si comporta come un interruttore chiuso. Questo è l'N. Il P-MOSFET invece ha una VGS pari a 0, ma essendo un P-MOSFET avrà una tensione di soglia negativa e quindi il MOSFET è in interdizione, d'accordo? E quindi avrà un comportamento da interruttore aperto. L'uscita si prende qui, vedete, quindi avete che Vout è uguale a 0, quindi ingresso alto, uscita bassa, come vogliamo. Quando invece l'ingresso vale 0, abbiamo il comportamento opposto, perché il MOSFET a canale N ha una VGS nulla, avrà una tensione di soglia positiva e quindi sarà spento con VGS nulla, quindi sarà un interruttore aperto. Il MOSFET invece a canale P avrà una VGS pari a meno VDD. Quindi sarà inferiore alla tensione soglia e quindi sarà in conduzione. L'uscita è questa, quindi l'interruttore su è chiuso, l'interruttore giù è aperto, quindi l'uscita sarà pari a VDD. Quindi vedete, avete l'altra condizione. Quando l'ingresso è 0, l'uscita è VDD. Si vede bene anche il nome della tecnologia complementare perché è chiaro, vedete, quando l'N è acceso il P è spento e quindi la tensione di uscita viene buttata a 0 o buttata a VDD. Va bene.
Oh, questo è per un a porta notte, che è il caso più semplice. Nel caso più generale, la situazione è simile, cioè come è fatta una porta logica generica? Questa è proprio la caratteristica, come dire, fondamentale della tecnologia. In pratica è fatta in questo modo, cioè VDD. Immaginiamo di avere una funzione tipo Y, un'uscita, una variabile di uscita che è funzione di, tanto per fare una cosa generale, di quattro variabili di ingresso, A, B, C, D. Ovviamente sono tutte variabili binarie, che nella pratica saranno quattro tensioni, ok? Poi, idealmente sono tutti 0 e 1, poi in pratica è un po' diverso. Allora, com'è fatta? In pratica è fatto in questo modo: ci sono due reti separate, una rete fatta soltanto di PMOS, si chiama Pull-up Network. Fatta in questo modo, ha come ingressi A, B, C e D. Questa è una pull-up network ed è fatta solo con PMOS. E poi qua in basso c'è la rete di pull down network, PDN, che ha come ingressi A, B, C e D, ed è fatta pull down network, ed è fatta solo con NMOS. Com'è che funziona? L'uscita si prende qua. Com'è che funziona? Bisogna costruire quelle due reti. Ah, la rete pull down. Sì, no, ho detto solo con NMOS. Com'è che funziona? Bisogna costruire queste due reti in modo tale che, se la tabella di verità mi dice che per una certa configurazione degli ingressi l'uscita deve valere 1, allora per quella configurazione degli ingressi la pull up si deve comportare come un cortocircuito, come un interruttore chiuso verso VDD, così mi porta l'uscita a VDD, e la pull down si deve comportare come un interruttore aperto, così che l'uscita vada 1. Per quelle configurazioni degli ingressi, per cui invece l'uscita deve essere 0, varrà l'opposto, cioè la pull down deve collegare l'uscita a massa e la pull up deve staccare l'uscita, in modo che l'uscita vada effettivamente a massa. Quindi, ricapitolando, se l'uscita deve essere 0, che vuol dire per le configurazioni di ingressi per cui l'uscita deve essere 0, deve avere questo comportamento: VDD, la pull up si deve comportare come un interruttore chiuso e la pull down si deve comportare come un interruttore aperto, in modo che VOUT sia pari a VDD. Se l'uscita deve essere 1, no, ho sbagliato. Cosa mi conviene correggere? Correggo la scritta, non il disegno. Ho fatto il disegno opposto, vedete? Questa, se l'uscita deve essere 1, se l'uscita invece deve essere 0, vale la cosa opposta, cioè deve essere la pull down ad essere un cortocircuito. Quindi in questo caso dobbiamo avere VDD questa situazione, d'accordo? Quindi anche diciamo, in questo modo si capisce un po' meglio,
nome complementare, vedete, le due reti funzionano in modo complementare, se una conduce l'altra non conduce e viceversa. E le reti sono fatte di transistori di tipo differente, una rete è fatta con PMOS, l'altra rete è fatta con NMOS. Va bene, allora, dunque, un minimo di contesto. Questa tecnologia, nel momento in cui si riuscì a fare, ebbe subito un successo molto forte, perché consentiva, come caratteristica principale all'inizio, consentiva di consumare poco. Il motivo per cui consentiva di consumare poca energia è che guardate il disegnino che ho fatto a destra, lo vedete in pratica, sia che l'uscita sia 1, sia che l'uscita sia 0, non passa corrente dall'alimentazione a massa, perché un interruttore è aperto e quindi non passa corrente. Per cui nella pratica, come dire, in ciascuna porta, la quantità di corrente che passa è relativamente piccola e quindi il consumo complessivo del chip era limitato. Infatti all'inizio era una tecnologia che andava un po' più lenta della tecnologia che c'era fino a quel momento, che era basata sui transistori bipolari. C'era tutta una logica digitale basata sui transistori bipolari che è molto divertente, ma non guardiamo più in questo corso. Che era molto più veloce di questa, ma questa qua aveva il pregio di consumare poco e poi, diciamo, per questo motivo è stata utilizzata. Poi nel tempo anche questa è andata sempre più veloce, quindi il problema della velocità scarsa è stato, diciamo, poi totalmente risolto. Poi è diventata talmente, i transistori sono diventati talmente piccoli, i MOSFET, che comunque poi la logica MOSFET riusciva ad andare più veloce delle altre. Però insomma all'inizio c'era questa differenza. Allora, questa cosa qua non è esattamente vera, però ci sono due aspetti da considerare, perché non è proprio vero quel disegno che vi ho fatto, che c'è un interruttore aperto in cui non passa corrente. C'è, anche quando è interruttore aperto c'è un pochino di corrente di perdita, quindi un po' di consumo c'è. E poi c'è del consumo quando si ha il switch, cioè quando si ha la transizione. A quel punto c'è del consumo e per cui insomma la logica CMOS consuma quando non consuma in quel momento quando i livelli vengono tenuti costanti, ma consuma quando i livelli cambiano. Allora c'è un modo di rappresentare questo tipo di aspetto che è quello di distinguere il tipo di potenza in due aspetti, la potenza statica e la potenza dinamica. Ma vediamo un attimo che cosa vogliono dire. Qui è dove le cose sono cambiate molto nel tempo, però almeno partiamo da vedere le definizioni. Prendiamo il solito inverter e immaginiamo di variare l'ingresso con un'onda quadra e di conseguenza variare l'uscita. Quindi questo è l'ingresso. Da alto a basso, poi lo portiamo su, poi lo portiamo giù. Ok. E poi abbiamo l'uscita che, come abbiamo detto, fa più o meno la stessa cosa, con un po' di ritardo. Allora, la potenza statica
potenza consumata quando i livelli logici sono costanti. Quindi quando non ci sono variazioni di tensione. D'accordo? La potenza dinamica è, vabbè, consumata quando i livelli logici variano. Ok? Qui si capisce che la potenza totale sarà pari alla potenza statica più la potenza dinamica. Ok? Perché ovviamente o sono costanti o variano. Qual è quindi l'intervallo in cui la potenza che si dissipa è potenza statica? Beh, chiaramente da qui fino a qui, questa qui, in questo intervallo di tempo, la potenza che si dissipa sarà potenza statica, poi da qui fino a qui i livelli sono costanti, no? Quindi anche questa sarà potenza statica. Poi di nuovo da qui a qui ho una potenza statica e poi anche da qui fino a qui la potenza dissipata in quell'intervallo sarà potenza statica. Quindi che cosa si fa già per valutarla? Si valuta tutta la potenza dissipata in quelle regioni, tutta l'energia dissipata in quelle regioni, e poi si divide per il tempo totale, no? Quindi, queste qui sono tutte regioni, tutti intervalli di tempo durante i quali si consuma potenza statica. Chiaramente negli altri si consuma la potenza dinamica. Allora, ecco qui una cosa che un pochino è cambiata, perché nella tecnologia CMOS all'inizio dell'introduzione praticamente la potenza statica era trascurabile. Si poteva dire, nell'esempio che vi dicevo prima, che la potenza statica si poteva praticamente considerare nulla perché gli interruttori erano aperti e l'unica potenza che si dissipava era la potenza dinamica. Questo è vero ora parzialmente, diciamo, perché come dire, specialmente per i sistemi elettronici che devono dissipare poca potenza, la potenza dinamica viene buttata giù così tanto rispetto a quella statica che poi anche quella statica conta, no? Però in generale questa era la, come in prima approssimazione, nei circuiti digitali CMOS tutta la potenza consumata si supponeva coincidere con la potenza dinamica. Però perché è importante questo aspetto? Perché chiaramente, vedete, la potenza dinamica dipende da quanto veloce si va. Più transizioni ci sono, più si consuma. E quello è il motivo per cui, non so se avete fatto caso, tutti i dispositivi mobili, a partire dai calcolatori, insomma, quelli che vanno a batteria, calcolatori, palmari, eccetera, hanno un meccanismo a livello di sistema operativo di regolazione della frequenza del processore. Quando, diciamo, c'è meno bisogno di lavorare, si abbassa la frequenza per avere meno transizioni, perché in quel modo si riesce a ridurre fortemente la potenza dinamica. Quello è un aspetto importante. Vabbè, intanto ci dobbiamo tornare su queste cose. Va bene, allora abbiamo visto un pochino di definizione, abbiamo introdotto un po' di visto un po' di definizioni per la logica digitale, introdotto l'inverter CMOS. Ecco, una cosa che ci rimane da vedere, facciamo questo per concludere, è vedere com'è fatta la caratteristica reale di un inverter CMOS. Quindi se io prendo l'inverter, lo disegno di nuovo perché mi fa comodo adesso riaverlo. Quindi questo è il P, questa è l'N, ancora P
per un po' vi disegno in modo esplicito anche tutti i contatti. Dunque, questa è la VIN rispetto a massa e questa qui è VOUT. Questo di sopra è PMOS e questo di sotto è l'NMOS. La caratteristica di trasferimento è fatta così. Chiaramente i punti estremi sono quelli facili da determinare, ma punti intermedi sono molto meno. Allora, come si fa a disegnare vedendo quel grafico? Questo è abbastanza delicato, dunque, perché Win mi dà un certo numero di, e chiaramente con la Win polarizzo il gate sia del PMOS sia con dell'NMOS. Win varia da 0 a VDD, quindi devo immaginare di essere in questo intervallo, e quindi vediamo le regioni di funzionamento. Questo è interessante come esercizio perché è un po' che non lo facciamo. Allora, prendiamo, perché sono qua? Prendiamo l'NMOS per primo. Allora, vediamo di ricordarci le regioni di funzionamento. Innanzitutto, se la tensione d'ingresso VGS N è minore di VTN, il MOSFET è interdetto. Va bene? Allora, VGS N è questa qui, VGS. Quindi è esattamente Vin, d'accordo? Quindi questo vuol dire che quando Vin è minore di VTN, il MOSFET è interdetto. Allora io potrei rappresentarlo questo su questo grafico tracciando una retta verticale in corrispondenza di VTN. Quindi quando Vin è minore di VTN, il MOSFET è interdetto. Qui facciamo NMOS off. Va bene? Allora, poi le altre condizioni quali sono? Chiaramente può essere in zona lineare o può essere in saturazione. Quindi se ho invece altrimenti VGSN maggiore di VTN, posso avere due condizioni. La condizione di saturazione cosa mi dice? Che VDSN deve essere maggiore di VGSN meno VTN. Questa è la condizione di saturazione. Questo è in saturazione. VDSN, se lo vedete, è VOUT, quindi questo mi vuol dire VOUT maggiore di VGSN che è Win meno VTN. Quindi quando è maggiore sarà in saturazione, quando è minore sarà in zona lineare perché chiaramente è sempre in conduzione. Quindi questa qui la vorrei rappresentare su questo grafico e vedete praticamente mi dà una retta, perché la retta che separa le due situazioni è VOUT uguale Win meno VTN, quindi è una retta con pendenza 1 che quando Vin è uguale a VTN fa 0, quindi è questa retta qua, a pendenza 1 e passa così. Quindi sopra di questa retta sono in saturazione con l'NMOS, sotto questa retta l'NMOS è in zona lineare. Quindi lo spazio è diviso in queste tre regioni per l'NMOS. Questo mi importa perché io devo disegnare una curva in mezzo a quel piano e quindi così so in qualunque punto della curva in che condizioni si trova l'NMOS. Stesso ragionamento io posso farlo per il PMOS. Allora, per il PMOS, dunque un pochino devo girare pagina, quindi qui mi si complica un attimo. Di nuovo vi ricordo, questo è il gate, questo è il source, questo è il drain. Ok? Allora, giriamo pagina, vediamo per il PMOS. Il PMOS qual è la condizione? Allora, innanzitutto l'interdizione. Se VGSP
è maggiore di Vtn, di Vtp, ok? Il PMOS è interdetto. Va bene? Notate questa cosa, che Vtp è negativa. Attenzione, il soglia è negativa. VGSP, cos'è VGSP? È VG meno VS, ma il gate del canale P, guardate sugli appunti, è la Vin e il source della P MOSFET è a VDD. Quindi VGSP è Vin meno VDD maggiore di VTP, che vuol dire Vin maggiore di VDD più VTP. Quindi la condizione di off vale quando Vin è maggiore di VDD più VTP. Allora, ora torno un attimo indietro. VTP è negativo, quindi VDD più VTP è più piccolo di VDD. Ok? Questo qui mi rappresenta una retta. Per rappresentare la disequazione su quel piano, devo fare una retta verticale che passa per Vin uguale a VTD più VTP. Allora cambio colore, lo facciamo in azzurro. Immaginiamo che questo punto qui sia VDD più VTP. Questa è la retta verticale. Sopra questa retta abbiamo detto che il PMOS è off. Sotto sarà invece in conduzione, ma può essere chiaramente sia in zona di saturazione sia in zona lineare. Va bene? Lo costruiamo piano piano. Allora, andiamo avanti. Ora, se invece vale l'altra condizione, V in minore di VDD più VTP. Va bene, quindi qui siamo on. Ci possono essere due condizioni. Uno è quella di saturazione e l'altra, quella complementare, quella che ci rimane come resto, diciamo, è quella lineare. Allora, in saturazione cosa deve succedere? In saturazione deve succedere che VDSP deve essere minore di... No, minore, maggiore. Maggiore, no. Sbagliato, attenzione, sbaglio. Minore di VGSP meno VTP. Oh, state attenti che con gli N e col P si fa facilmente confusione, perché chiaramente cambiando i segni cambia tutto. Notate che questa roba qui, tutte queste quantità sono tutte negative. VDSP è negativo perché il drain è sotto, il source è sopra, e VGSP è negativo, altrimenti il P MOSFET è interdetto. Quindi c'è una disequazione, ma con quantità tutte negative. Allora, se vado a tradurre la cosa, questo VDSP è praticamente la tensione sul drain meno la tensione sul source. La tensione sul drain è VOUT meno la tensione sul source, che è VDD. Quindi questo diventa minore di VGSP, l'ho detto prima, è la tensione sul gate, che è Vin, meno la tensione sul source, che è VDD, minore di VTP. Quindi questa è l'espressione che ora si può semplificare così, e quindi mi rimane VOUT minore di Vin meno VTP. Allora, disegniamo questa retta. Come è fatta questa retta? Tenete presente che VTP è negativo. È una retta con pendenza 1, cioè quella è una disequazione per definire il semispazio. Prima devo fare il semipiano, prima disegno la retta. Allora, la retta ha pendenza 1 e poi vedete bene che quando Vin è uguale a 0, per decidere dove passa, VOUT è uguale a meno VTP. Ora, VTP è una quantità negativa, quindi meno VTP è una quantità positiva. Quindi abbiamo detto quando Vin è uguale a 0, torno indietro, quando Vin è uguale a 0, VOUT è uguale a meno VTP. Diciamo che sia questa. Poi la retta ha pendenza 1.
E poi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che per VOUT minori di questa quantità, l'NMOS, il PMOS è in saturazione, e per VOUT maggiori, abbiamo detto così, sì, il PMOS è in zona lineare. A questo punto abbiamo definito praticamente tutto lo spazio, questo è VDD, quindi questo è VDD. Allora, ora perché ho fatto questa cosa? Perché adesso posso disegnare la caratteristica e la posso disegnare perché so per ciascun punto in che condizione si trovano i MOSFET. Allora ve la disegno qua sopra per farvi vedere come è fatta. È fatta così. Vedete, quando Vin è uguale a 0, mi trovo in questa situazione. L'NMOS è interdetto, conduce solo del PMOS e quindi l'uscita è alta. Quindi mi trovo esattamente qua. Una situazione in cui il PMOS è in zona lineare, perché la caduta tra drain e source è molto bassa, e l'NMOSFET è interdetto. Quando io aumento, mi serve un tratto più spesso, quando io aumento tensione sull'ingresso, il MOSFET a canale N mi rimane spento fin qui. Quindi, fin tanto che è spento e conduce solo quello verso l'alto, l'uscita vale esattamente VDD, che non passa neanche corrente qui, non c'è neanche caduta. Io mi trovo qua, fin qui, mi trovo esattamente in questa zona. Poi cosa succede? Se aumento ancora, l'NMOSFET comincia un po' a condurre. Mi trovo qui, vedete, con l'NMOSFET in saturazione. In questo punto entro in saturazione con l'NMOSFET. Quindi questo comincia un po' a condurre. Questo conduce molto di più, però l'uscita quindi comincerà a, siccome passa un po' di corrente qui, perché conduce anche questo, l'uscita sarà un po' più bassa in tensione VDD, perché ci sarà una caduta ora che passa corrente. D'accordo? Ripeto, fino a che arrivo di qua, per V in minore VTN, in questo ramo non passava corrente perché questo MOSFET era interdetto. Adesso un pochino passa, quindi c'è una caduta di tensione sul MOSFET in alto, che è in zona lineare, quindi si comporta più o meno come una resistenza. Questa caduta di tensione aumenta sempre più man mano che aumento la V in, perché sto facendo condurre di più l'NMOS, quindi aumenta la corrente. Quindi qui mi trovo in un tratto in cui l'uscita comincia a calare. Allora, io man mano che scrivo queste cose, meglio se segno un appunto. Chiamo questa zona zona 1, qui questa zona la chiamo zona 2. Okay? Poi quando vado avanti, a un certo punto passo in una zona che si chiama a questo punto 3. Allora, rifacciamo un attimo un riepilogo di quello che succede in ciascuna zona. Quindi, in zona 1 abbiamo che Vin è minore di VTN. D'accordo? L'uscita è invece praticamente VDD e quindi abbiamo che l'NMOS è off, mentre invece il PMOS è in zona lineare. Proprio andando a leggere che cosa succede sulla caratteristica. Poi abbiamo in zona 2. In zona 2 che cosa è successo? Che Vin è maggiore di VTN, superato VTN, quindi l'NMOS vabbè, Vin è maggiore di VTN, VOUT si è staccato da VDD, quindi è diventato minore di VDD, e quindi abbiamo che l'NMOS è in zona di saturazione, abbiamo detto, e il PMOS è sempre in zona lineare. Va bene? Andando avanti, finiamo in zona 3. In zona 3, che cosa è successo? In pratica è successo, vi ricordo, che abbiamo attraversato questa curva, quindi questa curva è del PMOS. Il PMOS è passato da zona lineare a saturazione. Quindi abbiamo il PMOS in zona di saturazione
e l'nMOS pure in zona di saturazione. Allora, in questa zona quello che succede è che la tensione scende molto rapidamente. Ora, prima ve lo disegno, poi ve lo faccio vedere perché scende così rapidamente. Qui prima era scesa molto gradatamente, poi in pratica che cosa succede? Succede semplicemente che comincia a condurre meno PMOS. E quindi ha una resistenza più grande, la tensione cala in modo significativo sul PMOS, quindi l'uscita scende molto rapidamente, va giù praticamente in picchiata fino a questo punto. Allora, quello che si vede bene com'è che va giù e con che pendenza va giù, se si fa il circuito equivalente. Perché vedete, praticamente in quella zona sono tutte e due in saturazione, sia il PMOS sia l'nMOS. Quindi, essendo tutti e due in saturazione, possiamo adoperare il modello di piccolo segnale per effetti in saturazione, che è quello che adoperiamo quando studiamo come amplificatore, no? Allora, proviamo a vedere questa cosa, il circuito di piccolo segnale. Se guardo il circuito di piccolo segnale, la situazione è questa. Io ho la Vin che applico, dunque abbiamo il piccolo segnale, la Vin che applico tra il gate e massa, questo è il gate di tutte e due, va bene? Poi ho i due source sono per le variazioni tutte e due a massa, quindi questo qui sarebbe VGSP e questo qui sarebbe VGSN, ma il source è a massa, il source del PMOS è all'alimentazione a VDD, ma per le variazioni è a massa anch'esso. Quindi diciamo la Vin è uguale sia alla VGS scusate, sia alla VGSP sia alla VGSN. Poi che cosa ho qui? Qui ho i drain sono tutti a comune. Guardiamo prima l'nMOS. Tra drain e massa ho quindi una corrente GMN per VGSN e in parallelo una resistenza RON. Di qua invece ho una corrente GMP VGSP e in parallelo una ROP. L'uscita, la Vout, è tra il drain e massa, quindi è questa qui. Allora, guardate cosa abbiamo. Praticamente questi due si comportano, sono tutti completamente in parallelo questi due MOSFET nel circuito di piccolo segnale, perché vedete, le VGS sono uguali, le correnti GMP, VGSP e GMN, VGSN sono in parallelo. Quindi si sommano, anche le VGS sono uguali, quindi qui viene come un unico GM che è pari alla somma dei due GM per V. Va bene? E queste due resistenze d'uscita sono in parallelo, perché sono tutte e due tra drain e massa. Quindi se vado a calcolare il circuito di piccolo segnale, mi viene Vout uguale a questa, la caduta sulla resistenza per la corrente che ci passa. Quindi mi viene ROP parallelo RON, che è la resistenza di uscita, per GMP più GMN per Vin, col segno meno, perché il segno lo prendo a questa parte, la corrente circola nell'altra direzione. Quindi la pendenza è questa qua. La pendenza della curva è il parallelo delle due resistenze per la somma dei due GM, col segno meno perché inverte. Quindi questa qui tipicamente viene una cosa dell'ordine di 30-40 come pendenza. Una pendenza molto forte. Ripeto, se guardate quel circuito, i due generatori di corrente sono in parallelo e sono controllati dalla stessa tensione, le due resistenze sono in parallelo, quindi ho l'amplificazione di un emettitore, di un source comune, che è semplicemente un source comune che abbia come GM la somma dei due GM e come Rout il parallelo delle due Rout. Questo è quello che mi è venuto. Quindi la pendenza è molto ripida.
andando avanti, le cose si insomma, si riportano in condizioni normali, perché che cosa succede? Quando attraverso questo, vedete, sotto questo il NMOS va in zona lineare, quindi l'NMOS conduce molto di più, e che vuol dire che la Vout, cioè che la caduta sull'NMOS è piccola, e quindi qu questa curva velocemente si porta a schiacciarsi su Vout nullo. Addirittura quando supero quest'altra retta abbiamo che il PMOS si interdice, quindi non passa più corrente, il PMOS è interdetto, e questo vuol dire che Vout è uguale a massa, e quindi qui si va piatti così. Questa qui la zona 4, e questa qui è la zona 5. Quindi nella zona 4 abbiamo in pratica passato questa curva, quindi l'NMOS in zona lineare e il PMOS in saturazione. Il PMOS in saturazione e l'NMOS in zona lineare, e per finire in regione 5 il PMOS è proprio interdetto e l'NMOS rimane in zona lineare, per cui praticamente l'uscita è 0. Bene, quindi diciamo abbiamo un modo per rappresentare sul piano le 5 regioni che attraversa la caratteristica di trasferimento dell'inverter, di vedere in ciascuna regione come si comporta l'inverter, e qual è la condizione attraverso cui si passa da una regione all'altra. Ora, questo esercizio, io più di così non entro sulla caratteristica dell'inverter. Tenete presente che per quello che sapete delle caratteristiche del MOSFET, quella curva la potete ricavare perfettamente. Io cosa ho fatto qua? Ho ricavato la curva in regione 1 e 5, perché piatta è facile. In regione 3 non vi ho ricavato la curva completamente, vi ho ricavato soltanto la pendenza, però più o meno è quasi retta lì, la curva è più o meno sufficiente. Le espressioni di quelle curve in zona 2 e 4 non ve le ho ricavate. In principio non è difficile. Se qualcuno vuole fare un po' di esercizio di espressione, non è difficile, perché per esempio in zona 2 voi sapete che l'NMOS è in saturazione, conoscete la caratteristica, sapete che il PMOS è in zona lineare e conoscete l'espressione, sapete che la Vin è VGSN e anche VGSP più VDS, quindi uno può fare le sostituzioni e imporre che le due correnti siano uguali, perché la corrente in alto, essendo in serie due MOSFET, la corrente del PMOS deve essere uguale a quella dell'NMOS. Se lo impone, trova una curva su questo piano e può rappresentarlo. Ma, diciamo, non aggiunge niente dal punto di vista concettuale, per cui non lo facciamo insieme. Ci fermiamo qui per oggi, grazie.